sociali, responsabili di più di una situazione. Come molti di voi sapranno, questo ordine del giorno è un rapimento, è stato fatto periodicamente il 30 di giugno, noi lo facciamo molto bene, tuttora Toni Gonne che è presente per illustrarlo. Sì, come giustamente il Presidente ha detto, è un adempimento obbligatorio per legge. Abbiamo rivisto all'interno dell'ente le varie commissioni, abbiamo aggiornato unicamente togliendo la commissione barbieri e parrucchieri e quella per il noleggio conducenti e abbiamo lasciato tutti gli altri, anche perché poi con la liberalizzazione che ci sono state tutto erano obsolete, quindi comunque rispetto rispetto all'anno scorso c'è questa piccola variazione, ma perché era dovuta, tutto lì, se c'è qualcosa sono qui a disposizione. Grazie Bertoni. Giorenti? Docente? Sì, ho una domanda brevissima. Chiedevo il punto di domanda, alcuni chiarimenti se era possibile, perché mi sfugge. Che anche negli scorsi anni fosse inserita in questo elenco, che tra l'altro di cui prendiamo poi atto, le queste sono le commissioni e le consulte che sono, insomma, che operano presso il comune di Castelvetro, quindi assolutamente non ci sono problemi da parte nostra. Chiedevo però in merito al punto numero 2, cioè cosa si intende di preciso per commissione buoni casa per il recupero e il restauro della facciata di fabbricati di pregio e di fabbricati posti all'interno dei centri storici di Castelvetro di Vizia. Sì, allora questa è una commissione del settore competente all'urbanistica edilizia. Questa era una commissione che credo 2 o 3 anni fa, se non ricordo male, aveva proprio operato. Noi poi, come ho scritto anche nella delibera, i settori non ci hanno comunicato delle variazioni e quindi l'abbiamo inserita. Ma questo non vuol dire che mettendola qui sia operante, sarà poi il settore che se ce ne sarà bisogno la renderà funzionante, ma non avendoci comunicato la variazione noi comunque l'abbiamo messa. Ecco. Abbiamo mai neppure chiesto come gruppo ad oggi l'erogazione, quindi anche se
sia legittima, quindi sarebbe anche in questa direzione un segno, sicuramente non un segno di entità economica particolarmente importante, però un segno che si va quindi a sommare a tutti gli altri. E infine, oltre a questi due primi punti, chiediamo anche di devolvere la somma, che è pari al 10%, relativa sempre all'anno 2012, dell'indennità di mandato da parte del sindaco e di tutti gli assessori. Perché visto che voi precedentemente, voi come Partito Democratico, all'ultimo consiglio avete chiesto la devoluzione del singolo gettone comunale, sarebbe invece giusto un segno da parte di tutti. Quindi noi ci stiamo, anche con i soldi dei gruppi consigliari, però ovviamente questo segnale, a nostro avviso, deve avvenire anche dalla giunta tutta e dal sindaco in primis. Grazie. Grazie, Nocetti. Parole consiglieri. Ripeto, grazie Nocetti, parole consiglieri. Allora leggo questo documento per il nostro gruppo. Considerando che sono trascorse parecchie settimane dagli eventi sismici drammatici del 20 e 29 20 maggio, il sindaco e gli assessori e i consiglieri di maggioranza hanno provveduto ciascuno secondo le proprie possibilità a fornire un aiuto concreto alle popolazioni colpite. Questo è avvenuto attraverso donazioni, collaborazioni ad iniziative organizzate da gruppi ed associazioni, senza tanta pubblicità ma con autentico spirito di partecipazione. Riteniamo inoltre che sia sbagliato scrivere nell'ordine del giorno il Consiglio Comunale impegna la Giunta e i consiglieri tutti, in quanto la beneficenza deve essere al contrario. Consideriamo poi che in base alla richiesta del gruppo PDL del Lega, un consigliere dovrebbe versare un gettone di presenza, ovvero circa 20 euro, mentre il sindaco dovrebbe versare il 10% dell'indennità lorda, probabilmente per l'anno 2012, ovvero circa 3.500 euro. Lasciamo quindi libertà al sindaco, agli assessori e consiglieri di continuare nelle loro attività in aiuto delle popolazioni della Bassa, considerando anche il modo principale in cui questa collaborazione può essere produttiva è attraverso canali istituzionali. Pensiamo ad esempio alla raccolta di libri organizzata dalla Biblioteca Comunale insieme alla provincia di Modena o al più impegnativo gemellaggio in fase di realizzazione dei comuni dell'Unione tra dei Castelli con alcuni dei comuni più martoriati. Detto questo, il nostro voto è negativo. Grazie, signor Giordano. Prego, parola al consigliere, interventi. Concetti Cristiano, prego. Avrete concertato questo testo, no? Che il consigliere Giovini Giordano ha appena letto, quindi insomma sarà un testo globale che coinvolge tutti, ma non è mica detto, in politica mai è detto che ci sia per forza l'unanimità, non siamo tutti uguali, si spera che su questo testo, me lo auguro, non ci sia invece l'unanimità, perché è un testo imbarazzante, permettetemelo di dire, è imbarazzante perché intanto lo scorso consiglio avevate voi chiesto come PD ai consiglieri di versare una quota, in questo caso era un gettone, ma potevamo emendare il testo e aggiungere anche altri gettoni, quindi siete stati voi. Poi noi avevamo già pronto sicuramente un testo, però il primo gesto tecnicamente e a livello temporale l'avete fatto voi come Partito Democratico, quindi adesso state praticamente disconoscendo voi stessi. Prima fate una cosa, poi ritirate l'ordine del giorno perché noi avevamo fatto un emendamento che evidentemente votavo contro in quel momento sarebbe stato abbastanza imbarazzante per la maggioranza, perché noi chiedevamo di aggiungere anche i soldi dei gruppi consigliari. I soldi dei gruppi consigliari si poteva fare. Poi io vedo che tutto in questo contesto qualcuno di noi ha fatto qualcosa, qualcuno di voi ha fatto qualcosa, ci sono state le associazioni, ci sono stati i volontari, una serie di enti, di organi che hanno collaborato, ma non deve essere una escusatio, non deve essere comunque togliere valore alle azioni successive. Quindi io non accetto neanche che il sindaco vi abbia dato il consenso di dire il sindaco perché dovrebbe versare di più rispetto a un consigliere, ma noi non abbiamo mica l'indennità del sindaco, noi non prendiamo mica 3.000 euro lordi al mese, noi prendiamo 20 euro al mese. Quindi da 3.000 euro al mese a 20 euro al mese, se permettete, in proporzione c'è una bella differenza. Quindi noi in questo contesto diamo per quello che possiamo, ma diamo anche di più senza
perché il sindaco ha ridistribuito le deleghe davvero togliendo il peso del lavoro ad alcuni assessori in particolar modo. Poi non faccio nomi e non cito le deleghe, però alcuni assessori che non sono neanche presenti questa sera hanno avuto un rimpasto di deleghe alquanto imbarazzante. E il sindaco ci dice tramite voi, perché evidentemente in questo caso ha rappresentato il sindaco, perché voi solo 20 quando io invece devo dare di più, non c'è neanche bisogno di rispondere, non c'è neanche bisogno di rispondere. Il sindaco piuttosto doveva dire, noi facciamo le cene con le associazioni. Il sindaco non c'è, è la parola presente. Il sindaco poteva suggerire, mettiamo in questi termini, di far inserire nella vostra dichiarazione, guardate, le cene, a parte che, scusa la parentesi, le cene sulle associazioni bla bla, quelle robe lì, insomma, va bene, si fanno, però quando c'è da dare del proprio, qualcuno si nasconde dietro le cene organizzate con le associazioni, non mi va, perché il sindaco in questa legislatura ha fatto di tutto per crearsi una corte e un corteo che hanno aggiunto spese aggiuntive a questa amministrazione, e quando è ora di dare qualcosa ci si nasconde dietro alle cene di beneficenza. No, io questo non lo accetto, è un brutto segnale politico, anche il primo segnale umano, ci sta, diciamo, un vostro emendamento sul piano politico dove potevamo andare anche a rideterminare le cifre, da parte nostra probabilmente, mi sento di dire, ci sarebbe stata anche la disponibilità di rideterminare, ma non venitemi a dire che il sindaco che guadagna, adesso niente non so quanto siano, però loro che sono quasi sui 3.000 euro al mese, non poteva dare qualcosa come tutti gli altri componenti della giunta, molti dei quali hanno anche un'altra attività, quindi potevano devolvere almeno una somma simbolica, se non andava bene il 10%, perché per voi era troppo, visto che dovevate impegnare evidentemente in altre vostre così spese personali, però non tiriamo in ballo le associazioni che vi siete impegnate per fare iniziative, perché le iniziative le hanno fatte tutte, grazie. Attentamente. Le cene vengono perché qualcuno lavora, non che vengono così. Le cene, quando si fanno delle cene per beneficenza, qualcuno lavora gratis e poi c'è utile, per cui non è assolutamente vero questo. Quello che riguarda invece il perché di questo, di questa posizione, io credo che sia assurdo che uno chieda di darmi 3.500 euro di donazione. Io penso che sia compatibile o comparabile ai 20 euro, ai 300 euro, di quello che è il 10% di un'indennità mensile del 10%. Ma chiedere, impegnarsi, non chiedere, impegnarsi a un'indennità annua del 2012 del 10%, che corrisponde dagli assessori che prendono il minimo al sindaco che prende lo stipendio che prende, dai 1.000 ai 3.500 euro, mi sembra una cosa che non sta nei cieli d'Italia. Credo che gli assessori fossero persuasi, assieme al sindaco, a dare un 10% di quello che era l'indennità mensile. Ma voi come mai avete fatto una proposta assurda, chiedere da 1.500 a 3.500 euro? Cioè io penso che questo sia... La disponibilità dei gruppi consigliari, dei consiglieri, degli assessori e del sindaco a quel livello che ho detto era compatibile. Qui non è né compatibile né paragonabile a quello che è il contributo che da un consigliere, che sono i 20 euro. Quindi non è che contribuisce nello stesso modo, contribuisce 10 volte di più, che è compatibile con quello che è il suo stipendio rispetto al consigliere. Grazie. Altrimenti... Questo è vero, non posso credere. Lo sanno
Fratelli che è straordinario per venire con soldi, per venire che sono segretario. E noi tutti i mesi ripresenteremo lo stesso ordine del giorno.
concetti, giusto per dare di cronaca, visto che come ha citato lei ci sono le riprese, le volevo solo per dover di cronaca rammentare a tutti i consiglieri e al pubblico presente che l'ordine del giorno è stato presentato dal gruppo centro-sinistra di Castelletto, no, non dal PD, che è dal PD, dal gruppo centro-sinistra di Castelletto, se poi uno dà soldi a chi vuole, li dà a chi vuole il volontariato, e le ricordo che nella sua veste, visto che è giusto ammettarlo nel modo corretto, lei è un politico come tutti noi e rappresenta una coalizione o comunque un gruppo consigliare politico esattamente come tutti noi. Quindi qualità di quando lei cita che la politica deve cambiare, immaginiamo che qualità di politica anche lei dovrà fare tutte le azioni del caso. Io l'ho dimostrato sempre. Ognuno si assume le proprie azioni. Che procederemo il prossimo 19